filone di intervento è quello invece che ci interessa stasera, che è quello della formazione, e quindi siamo ancora alla capacitazione, cioè rendere ancora più capaci di fare il proprio lavoro, degli operatori che sono coinvolti a vario titolo, quindi possono essere operatori professionali, ma anche operatori volontari, ma su questo, come dire, poi alla fine il target di riferimento del corso di cui stiamo parlando, entreranno più approfonditamente i relatori che mi seguiranno, però ecco, abbiamo rilevato il bisogno di intervenire con un'azione formativa specifica di quelle persone che decidono per professione, per lavoro o anche per volontariato, perché questi progetti, soprattutto nel nostro territorio, spesso si reggono su diciamo energie che vengono dal volontariato, proprio da volontari, ma andare a intervenire, dicevo, con un'azione di formazione specifica. Perché? Perché per fare operatori dell'autonomia, non ci sono altri termini, però ecco, per fare quel tipo di attività, per supportare dei ragazzi che si affacciano diciamo alla vita autonoma, è necessario, cioè ci sono delle competenze, delle abilità, delle esperienze che laddove sono in possesso, appunto, sono padroneggiate dall'operatore di riferimento, possono essere veramente una leva e un punto di svolta per trasformare, per fare sì che un'attività che magari, per carità, utile, socializzante, divertente, tutto quello che vogliamo, ma si faccia uno scartino in avanti in cui si riesce a capitalizzare quel momento e a farne un mattoncino per l'autonomia delle persone con disabilità. Ecco, su questo appunto abbiamo deciso di intervenire, abbiamo deciso di farlo con uno dei partner del progetto complessivo appunto Oggi e Domani, che è l'università, in particolare, come dire, il tandem tra DISPO, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche, Cognitive, e UNICIAP, quindi l'agenzia formativa di cui parlava Andrea, che hanno cucito, appunto, si sono inventati un percorso formativo che adesso appunto andranno a raccontarci. Ripeto, il tutto sembrano attività anche molto diverse, lo sono evidentemente, però la linea, il tratto che le accomuna è proprio questo, cioè di intervenire sulla capacitazione dei soggetti in gioco. Grazie. Grazie Niccolò, sei stato perfetto, sintetico assolutamente e anche molto puntuale. Ora condivido il mio schermo, se riesco, e vi faccio vedere alcune slide che poi in realtà potrete anche successivamente scaricare dalla pagina del corso. Dovreste vedere le mie slide in questo momento. Mi fate un cenno? Sì. Ok, vedo Niccolò che scuote la testa, quindi lo do per sì. Non vi avevo avvisato prima, perdonatemi, ma è una mia negligenza. Tutto quello che stiamo dicendo verrà registrato, anzi, siamo già in registrazione, così che poi questo video possa essere anche utile a chi magari non è riuscito a partecipare questa sera. Allora procediamo speditamente, cerco di essere anch'io molto, molto sintetico, così poi eventualmente da lasciare anche parola a voi. Io sono Andrea Bilotti, lavoro qui al DISPOC, al Laboratorio sulle Disuguaglianze, e insegno metodi e tecniche del servizio sociale. Mi piace, Niccolò, mi hai dato un assist importante, no? Quando hai detto che abbiamo provato a cucire questo corso sulla base di una lettura dei bisogni che abbiamo fatto in questo periodo. Ed è proprio vero, abbiamo visto che in Italia c'era solo un'unica esperienza simile nel milanese, però volevamo, ecco, farla nostra, anche perché nostra è l'idea di una condivisione tra mondo no profit, mondo pubblico, famiglie, insieme. Questa è una partita, quella dell'autonomia delle persone con disabilità è una partita da giocare assieme. E quindi non potevamo che cucire questo corso sulla base dei bisogni che noi abbiamo rilevato. Poi, ecco, anche Letizia ed Alessandra ci diranno se questa operazione sartoriale ha funzionato o meno, almeno sulla carta, e poi
ci tengo sempre a dire che questa è un'esperienza, sicuramente è un'attività sperimentale, è il primo anno che lo facciamo e siamo sempre pronti anche eventualmente a inserire dei correttivi. Nicolò l'ha già anticipato, il corso però abbiamo tentato di tararlo davvero in modo aperto a, più o meno a tutti, pensando ai profili. Questa mattina partecipavo ad un'altra riunione e mi chiedevano ma quali lauree sono necessarie per poter iscriversi? Ecco, nessuna laurea perché abbiamo pensato che questo corso si dovesse rivolgere ai volontari, agli operatori e alle persone magari che già stanno facendo il tutor di persone con disabilità, per esempio sui progetti di vita indipendente, quindi non necessariamente una laurea strutturata in servizio sociale, pedagogia, scienze dell'educazione, eccetera. Cerchiamo però sicuramente persone di buona volontà e che in un certo senso condividano anche l'approccio che questo corso ha. L'obiettivo è quindi quello di consolidare, diciamo così, consolidare le competenze che magari qualcuno di voi o chi si iscriverà già avrà come persona che lavora o che fa attività di volontariato o che vive in una situazione accanto a persone con disabilità che stanno lavorando sulla propria autonomia, con l'approccio che è l'approccio tipico di chi si forma sui corsi ICF. E che condivide un percorso integrato, un percorso di rete. Affronteremo temi diversi, strutturati in 120 ore di corso, che prenderà avvio da settembre. Ora ho letto questa mattina una nota del Senato accademico, il prossimo anno accademico sarà in presenza, quindi forse riusciamo anche a partire fisicamente nella stessa aula e non solo virtualmente. Comunque noi siamo pronti a tutto e il corso sarà articolato in quattro, sostanzialmente in queste quattro unità formative alle quali si affiancano altre due attività, scusate. Diverse abilità è la prima, un'area manageriale, la seconda, la terza l'abbiamo chiamata contesti e relazioni, la quarta best practice, buone pratiche. Accanto a queste quattro aree di formazione, poi entriamo nel dettaglio, è stato pensato di costruire e proporre ai 20 fortunati iscritti due tipi di attività. Un project work, quindi la costruzione di un personale progetto che effettivamente possa guardare al successivo profilo consolidato, che è l'obiettivo poi di questo corso, da sperimentare sul campo e quindi accolto in un'esperienza magari anche strutturata, che potrebbe essere un'associazione del territorio, di certo non l'associazione di provenienza, perché una delle cose che abbiamo capito essere molto utili è che dobbiamo ibridarci, quindi anche chi proviene da esperienze magari più strutturate nel territorio, è bene che guardi anche un po' altrove, per cui chiediamo la collaborazione poi delle associazioni amiche di accogliere i nostri 20 studenti. Vado quindi velocemente alle unità formative. Ecco, solo una parola sui docenti. I docenti sono ovviamente docenti strutturati dell'Università di Siena. Vedo qui Alessandra Romano, una collega di Arezzo. Ciao Alessandra, benvenuta, grazie anzi che della tua partecipazione. Ecco, Alessandra, pur essendo di un dipartimento diverso dal mio di afferenza, ma ecco, penso di poter dire che condivide ecco, l'approccio e l'abbiamo costruito un po' insieme, no? Questo corso. Sicuramente Alessandra sarà impegnata in questa prima parte, quella che riguarda in particolar modo l'ICF, e poi il modello biopsicosociale nella disabilità. Diciamo questa prima parte serve un po' a strutturare, a dare un po' una cornice, una cornice di base, una cornice di fondo, sulla quale poi andremo a consolidare alcune competenze. Come vedete ci sono anche temi più di legislazione, alcuni temi che riguardano invece la comunicazione, un altro tema riguarda la disabilità e le rappresentazioni sociali, quindi anche tutta la questione dello stigma, di come si costruiscono le relazioni sociali nella famiglia e nei territori.
Ci sarà un affondo sul tema dei diritti, convenzione ONU, diritti umani e pari opportunità, eccetera. Questa prima unità formativa vale 16 ore. Quindi sono tutte, come facendo due conti, sono tutte lezioni abbastanza brevi e quindi vi troverete probabilmente a seguire in un pomeriggio un paio di questi corsi. Partiamo fin da subito con il tirocinio. È un'esperienza questa che abbiamo pensato che in qualche modo potesse accompagnare lo studente, la persona che partecipa al corso, a guardarsi un po' intorno e a decidere su quale poi ambito specifico costruire il proprio project work. La seconda unità formativa invece riguarda più l'area manageriale ed è strutturata secondo i temi che vedete in questa slide. Ci sarà un coinvolgimento del nostro ufficio disabili e diciamo metteremo un po' a valore anche le competenze interne che abbiamo in materia di orientamento, accompagnamento delle persone con disabilità, ma con un occhio anche al mondo del lavoro. La questione del diversity management nei contesti organizzativi e professionali è uno dei temi, proveremo ad approfondire anche quello. C'è una parte sulla legislazione, è necessario, non sono molte ore purtroppo, ognuna di questi temi, ora rileggendoli avrebbe bisogno di un corso a sé, comunque c'è un affondo sul tema della legislazione, c'è un affondo sul tema del progetto di vita, sapete, questa è probabilmente una delle cose più nuove dalla legge 112 del 2016, che cos'è questo progetto di vita, che cos'è questo strumento, come si può applicare, che cosa ne stanno facendo i servizi, ecco, questa è un'altra delle tematiche. Ecco, ve lo dicevo prima probabilmente, alcuni docenti sono docenti strutturati, docenti interni dell'università, altri sono professionisti del territorio, quindi avremo anche la possibilità di condividere alcuni di questi temi con i diretti referenti nel territorio, nel mondo dei servizi pubblici e degli enti privati. C'è la questione del trust e degli strumenti di tutela delle persone con disabilità e c'è un affondo sulla valutazione e il monitoraggio dei progetti complessi. Anche qui in questa seconda unità formativa è aperto il project work valorizzato per 2 ore. Ora io vado un po' veloce e poi se avete qualche domanda specifica sui temi si ritorna senza alcun problema. La terza unità formativa, contesti e relazioni, 14 ore, riguarda i seguenti temi. Una parte importante sarà dedicata alla psicodinamica delle relazioni familiari per quanto concerne la questione delle disabilità. Cosa vuol dire avere una persona in famiglia con una disabilità, cognitiva, fisica, sensoriale, eccetera. Che cosa vuol dire essere fratello di persona con disabilità, ecco, come poter leggere i bisogni specifici in questo e quali anche strumenti per poter rispondere ad eventuali percorsi di autonomia e anche di fuoriuscita dal nucleo familiare. C'è affrontato il tema scuola, quindi disabilità nella scuola e oltre la scuola, e un piccolo laboratorio sulla lettura del territorio e sulla costruzione di progettualità con i soggetti del territorio. Anche qui, come vedete, tirocinio e project work, che accompagnano poi in realtà tutta la filiera. L'ultima parte riguarda le buone pratiche. Sono anche qui 18 ore, abbiamo lasciato un numero abbastanza importante di ore, perché secondo noi è altrettanto importante anche vedere che cosa c'è intorno a noi. Intorno a noi significa esperienze, quali altre esperienze significative sono state fatte in territori anche lontani dalla regione toscana. Avremo ospiti alcune fondazioni e associazioni che stanno lavorando ormai da anni, da molti anni, sui temi dell'accompagnamento delle persone con disabilità e sui temi dell'autonomia. E avremo anche alcune esperienze locali. Questo anche per dire che non partiamo da zero, non si parte mai da una tabula rasa. Quest'ultima tranche di tirocinio di project work è orientato a chiudere poi effettivamente il progetto e poi a valutarlo insieme come chiusura del corso. Queste sono le quattro aree di formazione che vedranno impegnate le persone che si iscriveranno al corso. E come vi dicevo all'inizio, questa è una bella scommessa, questo corso. È la prima volta che sicuramente l'Ateneo Senese
propone un percorso di questo tipo. Alla fine del percorso, ce lo dirà meglio Cinzia, verrà rilasciata un'attestazione che in questo momento, diciamolo fin da subito, non è un'attestazione di tipo professionale. La regione, così come nessuna regione nel nostro paese in questo momento, riconosce un profilo di questo tipo. Ma vi possiamo assicurare che stiamo lavorando anche con la regione per poter, ma insieme, questa mattina ero con il coordinamento, con il DIPOI regionale, con il coordinamento delle fondazioni e delle associazioni che si occupano per l'appunto di Dopo di Noi, stiamo lavorando per proporre alla regione un riconoscimento anche formativo di operatori di questo tipo, ecco, formati su questi temi. L'idea è quella per l'appunto di avere persone, lo diceva Niccolò Romano all'inizio, avere persone che abbiano effettivamente non solo la passione, il tempo, la voglia, la sensibilità di stare accanto ai lunghi percorsi di autonomizzazione delle persone con disabilità, ma di avere anche operatori qualificati con effettivamente anche un bagaglio professionale, e anche il volontariato lo deve possedere, capace effettivamente di accompagnare i percorsi di empowerment delle persone con disabilità. Bene, mi faccio i complimenti da solo perché sono stato veloce, ma questo è solo perché voglio lasciarvi la parola. Qui vedete i nostri riferimenti, il primo è del Centro Universitario UNISIAP, Cinzia Manetti chiuderà poi questa serie di interventi, è lei la responsabile dell'iter del processo che poi porterà all'avvio del corso, poi c'è il mio indirizzo email, per qualunque dubbio non esitate a scrivermi, non c'è nessun problema, e la pagina del corso che è per l'appunto ospitato nel portale d'Ateneo. Bene, spero di avervi intanto incuriosito e chissà magari anche ingolosito. Lascio la parola però ora alle nostre due ospiti, a Letizia ed Alessandra, decidete voi con che ordine, ma vorremmo sapere cosa ne pensate di questo corso. Vi iscrivereste? Consigliereste questo corso? Avete i microfoni spenti e vi ricordo di accenderlo. Letizia, inizio io? Vai. Vai. Allora, sì, sono pienamente d'accordo, anche perché alcune cose, tra l'altro, che sono stati detti negli interventi che mi hanno anticipato, diciamo, erano quelli che un po' mi ero anche io scritta tra le cose da dire. Allora, io vi esporrò brevemente quello che è stato il progetto Oggi e Domani, a cui ho partecipato. Sono un educatore che lavora presso il servizio SMIA di Siena, quindi Servizio Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, per l'inserimento di alcuni ragazzi che seguiamo all'interno appunto di questo progetto Oggi e Domani, che è stato avviato nel 2019, nel giugno del 2019, finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Siena, la collaborazione dell'SDS della provincia e tre soggetti partner, che sono le associazioni Bollicine, l'associazione Sesto Senso e l'agenzia formativa Nuovi Orizzonti. Il progetto ha la durata di 18 mesi e i destinatari erano ragazzi da 16 a 25 anni seguiti dai servizi sanitari, quindi con disabilità, con diciamo una priorità nell'accesso poi al progetto per i ragazzi che erano in uscita dal percorso scolastico. Il servizio era formato, prevedeva diciamo tre ambiti fondamentali. Un primo ambito che riguardava l'obiettivo lavoro realizzato dall'Agenzia Formativa Nuovi Orizzonti, realizzato attraverso un percorso di preformazione ed altri moduli più professionalizzanti che avevano lo scopo di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei ragazzi mediante appunto delle attività sia di orientamento che di formazione. Poi c'era invece l'altro ambito che riguardava più l'obiettivo autonomia e crescita personale, poi magari penso di questo Letizia forse parlerà un po' più a lungo, ma per sommi capi vi dico appunto che era realizzato dall'Associazione Bollicine e dall'Associazione Sesto Senso, e lo scopo era quello di far acquisire ai partecipanti, potenziare ed acquisire maggiori abilità sia sociali che relazionali e autonomie personali e domestiche. Tutto questo attraverso delle attività educative, dei laboratori
delle uscite sul territorio e attività che appunto comprendevano tutto il confronto tra i pari. Il progetto, questa parte del progetto prevedeva anche dei soggiorni fuori casa, dei pernottamenti fuori casa e si sono svolti, diciamo, le attività di questo ambito verso dentro la struttura Il Dono di Colle Valdelsa e nella struttura Casa Clementina delle Bollicine, mentre Il Dono è struttura dell'associazione Sesto Senso. La terza parte era invece un sostegno rivolto alla genitorialità per quei genitori i cui figli si stavano avviando ad intraprendere un percorso di autonomia e anche questo è stato poi realizzato con l'associazione Sesto Senso. I partecipanti, 15-20 ragazzi, sono stati individuati prima con una ricognizione. Come diceva prima anche il dottore nel primo intervento, effettuata sia dal servizio pubblico ma anche dagli enti del terzo settore e poi i ragazzi scelti, diciamo, sono stati oggetto di una valutazione multiprofessionale, congiunta tra servizi, contesto familiare e le associazioni partner. Questo per definire quello che poteva essere il percorso più idoneo per i ragazzi, quindi o il percorso di autonomia o il percorso formativo o addirittura in alcuni casi entrambi gli ambiti. Verifiche periodiche sono servite poi a verificare come il progetto stava andando avanti, verifiche periodiche effettuate sia con i partner ma anche con le famiglie e anche direttamente quando è stato possibile con i ragazzi interessati. Diciamo che questo progetto nasce dall'esigenza sempre più forte di sviluppare nei ragazzi adulti con disabilità seguiti dai nostri servizi un senso di autonomia e capacità di autonomie personali che sono poi il prerequisito fondamentale sia per l'inserimento nel mondo lavorativo ma anche nel contesto poi sociale e della vita di tutti i giorni. Ritengo che sia molto importante precisare che molto spesso questi progetti che noi come servizi, a cui noi come servizi partecipiamo si basano sull'impegno delle agenzie del terzo settore che però lavorano spesso a fianco di personale volontario e quindi credo che sia un punto di forza molto molto importante quello che di dare una formazione, un'esperienza sempre maggiore a queste persone che poi si trovano coinvolte nei progetti con i ragazzi con disabilità, sempre maggiore formazione e maggiore esperienza. Questo proprio per cercare di creare progetti e comunque interventi sempre più su misura rispetto a quelle che sono poi le caratteristiche degli interessati, per evitare che spesso poi risorse vengano in qualche modo utilizzate male o magari disperse. Quindi io credo che fare un progetto su misura significhi conoscere le potenzialità, le aspirazioni, i desideri e le risorse delle persone per renderle migliori e più adeguate, ma conoscerne anche i limiti che inevitabilmente poi ci sono anche in questi ragazzi, per evitare di proporre azioni o comunque situazioni dove loro invece potrebbero sperimentare solo delle sensazioni di frustrazione o delle sensazioni di inadeguatezza. Per cui io credo che proprio il punto di forza del processo di presa in carico diventi riuscire a personalizzare il più possibile gli interventi, dove ogni soggetto coinvolto, quindi sia operatori sociosanitari, sia le famiglie, sia la stessa persona interessata, dove ciascuno possa mettere in campo, quando si arriva a fare una valutazione dei bisogni, le proprie competenze e la propria professionalità, attraverso un ascolto attento e partecipe per definire poi una progettualità proprio condivisa. Credo che sia anche poi importante il confronto successivo e quindi poi anche la trasmissione delle informazioni, no? Che vengono poi fatte nel momento che operatori volontari comunque entrano in rapporto con gli interessati.
E quindi coloro che affiancheranno poi questi ragazzi nei percorsi di autonomia diventi appunto importante per una buona riuscita del progetto. Quindi un passaggio di informazioni fatto ovviamente nel rispetto della privacy e dando le informazioni utili esclusivamente alla riuscita del progetto affinché si possa lavorare verso il conseguimento operatori, volontari e associazioni degli stessi obiettivi, rafforzandoli e anche se necessario ridefinendoli insieme. Quindi io credo che sia importante che appunto chi dedica questo suo tempo, no? Questo lavoro di aiuto, diciamo, verso gli altri, abbia una formazione e una conoscenza di quelle che sono poi le caratteristiche delle persone con le quali andrà comunque a lavorare, a passare del tempo e soprattutto a fornire un aiuto veramente importante. Ok. Non so se sono stata troppo incisa. No, va bene Alessandra, grazie. Ci hai raccontato un progetto importante che ci vede, insomma, ha visto alcuni di noi coinvolti e direi che siamo sicuramente in questo solco. Ecco, lascio la parola a Letizia, dici qualcosa anche tu. Buonasera a tutti, io sono Letizia Cambi, sono appunto un educatore professionale e soprattutto sono la coordinatrice di Casa Clementina. Casa Clementina è stato diciamo, un apripista a Siena su quelle che sono le attività appunto per l'implementazione delle autonomie personali per il durante e dopo di noi. Abbiamo avuto la fortuna di partecipare direttamente a diverse coprogettazioni, tra cui appunto il percorso di oggi e domani che la dottoressa Casucci vi ha esplicitato e anche Niccolò Romano e Bilotti, e anche la coprogettazione nata appunto con la Società della Salute, il Terzo Settore, l'Università, eccetera, per la sperimentazione delle prime misure a Siena sulla legge 112, che riguardano la disabilità adulta. Che cos'è tutto questo? Tutto questo nasce da una forte spinta data dalle famiglie, data dalle istituzioni, data dal terzo settore, di una coscienza, di un bisogno emergente di dare risposte a persone con disabilità che non siano meramente assistenziali, ma che rispondano ad un'ottica di capacitazione appunto delle persone stesse. Non si parla di dopo di noi, ma si parla di durante noi e devo dire che l'associazione che io stasera rappresento chiaramente ha fatto un percorso con molte persone con disabilità che vanno dalla condivisione di esperienza con gli stessi ragazzi che oggi sono adulti e le loro famiglie, accompagnando nelle varie tappe della loro vita. Ecco che Casa Clementina è stata un'esigenza maturata da una forza interna vitale dell'associazione stessa per trovare risposte che dovevano andare a valorizzare una tipica delle persone con disabilità, che sono appunto un gruppo di persone che sono adulti e che dovevano andare verso dare una risposta a quello che era proprio il desiderio di vedere espresse la loro possibilità di autodeterminazione. Devo dire che io sono stata una delle persone che ovviamente ha accolto con forza l'esigenza di questo corso. La mia associazione ha fatto due bandi pubblici perché accanto a numerosi volontari e operatori che sono anche qui presenti stasera, crediamo con forza che sia importante l'acquisizione di una metodologia dove non ci si impronta educatori di autonomia, perché comunque il rischio dell'anticipare, di veder comunque da parte nostra nello stare con le persone una sorta di forma di accudimento che non è quello a cui aspichiamo, cioè nell'acquisizione di un metodo che sia scientifico, dove la persona al centro, per cui la sua storia di vita tramite un'osservazione, un lavoro congiunto con appunto il servizio pubblico, gli enti che ruotano attorno alla persona, ma anche a un territorio attento, ricco di potenzialità,
possa far sì che appunto si costruisca un progetto di vita. Le famiglie sono disposte. Chiaramente ci rendiamo conto che c'è un lavoro lungo da fare, c'è un lavoro di vicinanza, di ascolto, di andare insieme da fare, ma tutto questo si acquisisce nel momento in cui operatori adeguatamente formati investono in una nuova mentalità, perché io trovo che sia questo l'operatore dell'autonomia, cioè una persona che accanto a strumenti e metodi ovviamente investe nell'essere anche apripista di una nuova modalità di pensiero, che ovviamente si basa sull'ascolto, si basa su una modalità anche di essere propulsore di una volontà di sperimentare e di mettersi un passo indietro alle persone per dar modo a loro di valorizzare e esprimere se stessi. In questi anni, ovviamente, io vi dico che mi sono guardata intorno, sono entrata in contatto con altre esperienze a livello italiano e ovviamente siamo consapevoli che dobbiamo fare tanto perché, per esempio, la mia associazione si nutre moltissimo di esperienze di volontariato, ma accanto a questo, oggi possiamo dire che c'è struttura, ci sono anche risorse pubbliche per far sì che si possano consolidare figure professionali che ovviamente possano implementare questi progetti. Oggi e domani è misura bellissima perché stiamo concludendo il primo anno di sperimentazione dove siamo partiti da zero con un gruppo di giovani che si affacciavano appunto a questo percorso di vita indipendente. Ci siamo resi conto da subito, perché comunque alcuni erano anche utenti provenienti dai servizi nuovi per la nostra associazione, che la presa in carico parte anche dalla necessità di grande gradualità e un percorso di accompagnamento necessario da parte delle famiglie, perché ovviamente non c'è mentalità verso appunto un percorso e anche una visione del proprio figlio che va nel valorizzare e nel leggere tutto con un'ottica diversa. Ecco che questo ci ha aperto anche di fronte appunto alle necessità che lavorare e investire sui giovani vuol dire poi trovarsi nei confronti di un'adultità preparata a tutto questo. Devo dire che trovo molto molto importante la frequenza al corso anche per persone che potrebbero essere impegnate in progetti legati alla vita indipendente, il case manager che non diviene il badante, tra virgolette, ma diviene un professionista che all'interno della famiglia stessa può essere un trade union con l'esterno, con un valorizzare all'interno dell'ambiente domestico la possibilità della persona di vedere sviluppate tutte quelle abilità che poi possono essere ovviamente risorsa e coniugate per una vita sociale piena. Detto questo, io vi dico che vi aspetto e sono contentissima di vedere accanto ai nostri volontari, ai nostri operatori, tante facce nuove e sono concorde con Andrea sul fatto che mi auspico che alle Bollicine arrivino persone che non conosco, perché lo scambio è la sfida e lavorare sull'autonomia vuol dire essere persone che hanno voglia anche di mettersi in gioco e di sfidarsi, per cui sono pronta a essere accanto a voi e anche gioiosa di accogliere persone appunto che vorranno in qualche maniera misurarsi con questo percorso. E niente, mi auguro che tutto vada avanti, insomma, perché è veramente una grande opportunità. Bene, benissimo, grazie, grazie Letizia. Do la parola a Cinzia, dottoressa Manetti, che se vi siete ingolositi delle cose che vi abbiamo detto, sicuramente starete pensando in questo momento come si fa a trovare il bando e a iscriversi. Cinzia ci dà un po' di coordinate
che è assolutamente necessario seguire. Prego, Cinzia. Si vede lo schermo? Sì, si vede lo schermo, grazie, perfetto. Buonasera a tutti e quindi proseguiamo proprio con la parte dedicata alla presentazione e avviso selezione, come partecipare al corso di formazione per Disability Case Manager. L'avviso che trovate già pubblicato sulla pagina web dell'Ateneo è formato di 6 parti principali. Il professor Bilotti e i colleghi precedenti hanno già presentato quello che è la descrizione, gli obiettivi, l'articolazione del corso, si sono già soffermati sui destinatari e requisiti. Adesso ci concentriamo sulle modalità di selezione, su come si presenta la domanda, quali sono i documenti e ci soffermeremo anche sulla scadenza perché è un aspetto importante. Quindi, scorrendo ancora dai requisiti. Allora, il professor Bilotti ci ha già detto appunto che abbiamo 20 posti disponibili, però che cosa succede se il numero di domande è superiore ai 20 posti che abbiamo per questo corso? In quel caso dovremmo attivare un processo di selezione dei partecipanti. Il processo di selezione sarà effettuato puntando su 2 elementi principali: quello che è il percorso di istruzione e formazione del candidato e quella è la sua esperienza. E il processo si concluderà con una graduatoria di 20 ammessi al corso di formazione. Per quanto riguarda i punteggi, evidenziamo che saranno dati massimo 45 punti dei 100 complessivi al percorso di istruzione e formazione individuale. Quindi saranno dati dei punteggi al diploma di maturità o ad altri corsi di formazione, possono essere di qualifica piuttosto che aggiornamento professionale. Sarà dato un punteggio ai diplomi universitari o al diploma di laurea, a titoli post laurea. Ma ci concentreremo in modo particolare nella valutazione anche proprio sull'esperienza, l'esperienza nel settore nel terzo settore, l'esperienza lavorativa nell'attività professionale che riguarda il corso, ma anche quelle che sono le competenze che potete aver acquisito durante l'esperienza lavorativa piuttosto che quella di un tirocinio, competenze in merito alla gestione delle attività, in merito alla gestione dei progetti. E questa parte varrà 55 punti su 100 nel percorso di selezione. Per quanto riguarda la presentazione della domanda, sono 5 i documenti principali da inviare. Abbiamo già predisposto un modulo di domanda dove inserirete i vostri titoli, la vostra esperienza e i vostri recapiti. Questo documento dovrà essere firmato e inviato insieme al documento di riconoscimento, quindi a una carta d'identità, possibilmente a una lettera motivazionale. Il perché vi iscrivete a questo corso, il vostro interesse, qual è il vostro percorso che state pensando e cos'è che vi motiva quindi a partecipare a questo tipo di percorso? E se è possibile anche una lettera di presentazione se collaborate in un ente del terzo settore. Ho evidenziato il curriculum vitae aggiornato e firmato perché il processo di valutazione sarà centrato su quello che scriverete nel curriculum vitae. Quindi si raccomanda che sia ben dettagliato di tutti i piccoli corsi, le esperienze che avete fatto. Non scartate nulla, ma inserite proprio il più possibile. Permetteteci di valutarvi e di conoscervi soprattutto. Questi documenti dovranno essere inviati tutti per posta elettronica. Abbiamo cercato di pensare a un percorso semplice, quindi non abbiamo chiesto PEC, non abbiamo chiesto cose particolari. Ci mandate i documenti scansionati, firmati per posta elettronica a centro.unisiapp@unisi.it. Una raccomandazione di stare attenti alla scadenza dell'avviso. Le mail devono essere inviate prima delle ore 13 del 28 di agosto. Però la mail dice come si fa a sapere cosa è andata a buon fine o meno. Come centro vi invieremo per individualmente ad ogni candidato il numero del protocollo della vostra domanda. Se entro 2 o 3 giorni non vi arriva, ci ricontattate. Perché in questi casi,
se c'è stato un difetto nell'invio o un mancato recapito, l'università non risponderà ad eventuali mancanze di recapito della comunicazione telematica. Quindi, se non vedete arrivare il protocollo, se è evidente che c'è stato un problema, ci contattate e sarà risolto subito. La scadenza l'ho precisato prima, non ripreciso ulteriormente, perché deve arrivare entro le ore 13. L'avviso di selezione, il modulo di domanda è già disponibile sulle due pagine web che sono qui indicate, che aveva detto anche il professor Bilotti, e il modulo tra l'altro è in Word, quindi è già immediatamente compilabile, non avete da fare operazioni particolari, e poi rinnovo gli indirizzi di posta elettronica e telefono, siamo disponibili per qualsiasi informazione e supporto nella candidatura. Grazie. Grazie a te Cinzia, se questo corso è nato, sta nascendo e soprattutto è merito tuo, davvero. Allora, noi avremmo finito di chiacchierare, vorremmo lasciarvi la parola per qualunque tipo di intervento, domande, suggestioni, impressioni, richieste di chiarimento, siamo a vostra disposizione. Non vi fate prendere dal panico dell'intervento, teniamo sempre un profilo informale. A voi. Io posso dare un'informazione che mi è arrivato delle richieste per posta elettronica, così magari... Ah, sì, ottimo. Le famose PAC... Praticamente la frequenza al corso è compatibile con la frequenza anche di altri tipi di corsi che sono promossi dall'università. Questa è una domanda che c'era stata fatta, chiedevano se fosse incompatibile, se potesse fare, insomma, quindi perfetto. C'è nessun problema in tal senso. Cinzia, guarda, chiedono in chat, Emanuela Pisano chiede di poter rivedere la slide con il numero di cellulare che ha presentato. Chiedono il tuo numero di telefono. Sì, recupero la slide, allora... Ok, già vi diciamo che sono arrivate alcune iscrizioni, ecco, per cui non c'è un ordine di arrivo, ma io ho paura che il limite di 20 sarà superato. Il che è bene, per carità. Però... Salve, buonasera. Volevo avere un'informazione un po' tecnica, se ci fosse una sorta di calendario di massima. Già programmato. Sì. Buonasera Simone. Dunque, grazie della domanda. Sì, abbiamo un calendario di massima, nel senso che abbiamo previsto l'organizzazione delle lezioni nelle giornate del venerdì e del sabato, così da poter permettere, visto che ci rivolgiamo ai volontari, anche la possibilità di una frequenza extra lavorativa. La frequenza è comunque obbligatoria nei limiti previsti dai corsi di formazione, che dovrebbe essere 80%, se non vado errato, e per casi eccezionali ci sarà il modo di recuperare una lezione, ecco. Però sicuramente la frequenza è richiesta per questo tipo di corso. L'idea è quella di costruire, insomma, ecco, davvero un percorso che sia sartoriale anche su di voi, Quindi, mi chiedevo, insomma, se c'era proprio un calendario già stilato. Stiamo raccogliendo le prime disponibilità dei docenti. E ad oggi non abbiamo la data della prima lezione, anche se possiamo dirvi che partirà, diciamo, verso metà settembre. Agli iscritti sarà data ovviamente notizia per tempo. Ciao, volevo sapere se c'è la possibilità di seguire anche online il corso. Uh-huh. Buonasera Sofia. Allora, come dicevo prima, il corso è stato pensato come un corso in presenza. La pandemia ci ha obbligato come università a ripensare agli spazi formativi, quindi abbiamo migrato tutti i corsi, come sapete, in queste piattaforme online.
però l'obiettivo è quello di rientrare in presenza quanto prima. Per cui ho letto questa mattina la disposizione del Senato accademico che dirà che l'anno prossimo sarà fatto in presenza, in aula, quindi se non ci sono, se non insorgono problemi ulteriori, il corso sarà in presenza. Se sarà in presenza, non sarà quindi possibile seguirlo online. Va da sé. Qualora ci fossero invece problemi, dovremo spostarci in presenza, ma si tratterà di ridefinire alcune altre cose. Però è un corso pensato, soprattutto anche visti i numeri, come una fruizione in presenza. Perfetto, grazie. Grazie a te. Sì, buonasera, scusate, ho una domanda anch'io. Io lavoro su turni, quindi magari un venerdì lavoro il turno di mattina, il venerdì dopo il turno di pomeriggio. E volevo chiedere, vale lo stesso discorso per come permessi? Cioè ci sono i permessi come i corsi universitari normali, permessi studio? Se equivalgono allo stesso modo? Ottima domanda. Cinzia, lascio a te la palla però in questo senso. Ecco. Le domande difficili rispondi tu, Certo, sì, ci dovrebbe essere permesso studio, questo dipende chiaramente dalla struttura della quale è impiegato poi. Sì, io lavoro in GSK, quindi ho visto comunque, sono ragazzi che studiano, comunque sfruttano permessi, volevo sapere se era equivalente il servizio, tutto lì. Dovrebbe essere possibile essere equivalente per questo tipo di corso. Molto bene. Grazie mille. Poi il termine sarà rilasciato, un attestato di partecipazione con profitto e sperimenteremo anche il rilascio dell'open page per questo corso, quindi sarebbe il primo open page, sarebbe rilasciato su tematiche anche di questo tipo. Quindi sarà possibile avere la certificazione digitale delle competenze acquisite. Allora ci chiedono se Alessia De Filippo ci chiede se abbiamo pensato di inserire un confronto faccia a faccia con persone con disabilità. In realtà questa parte qui è lasciata all'esperienza di tirocinio che voi svolgerete in affiancamento presumibilmente a persone con disabilità e ci sarà un continuo rivedere l'esperienza e rileggere l'esperienza attraverso il contributo dei docenti del corso, quindi non c'è una vetrina in cui metteremo una persona con disabilità e la sua famiglia dietro un vetro, ma perdona la battuta terribile, ma ci sarà un modo diverso di fare formazione insieme, ecco, in affiancamento. Chiedono se sia possibile anche in altre sedi, in altre città, quindi a parte Siena. Sì, ecco, il bando è aperto a cittadini toscani, le esperienze di tirocinio possono essere fatte anche fuori Siena, certo, chiaramente. E per rispondere ad Emanuela che chiede quanto costa questo corso e sapendo che i nostri competitor viaggiano a cifre di migliaia di euro, mi preme dirvi che il corso è gratuito perché è sostenuto dalla Fondazione Monte dei Paschi, per cui in questo primo... ecco. Sì, sarebbe stato... Sì, sappiate che un corso di questo tipo ha un costo impegnativo, che in questo senso viene sostenuto dalla fondazione, che non è solo un ente in questo caso che è erogato a stile Bancomat, ma davvero ha partecipato, anche grazie a Niccolò, insomma, ha partecipato proprio alla strutturazione di questo corso. Scusate, una domanda. Buonasera, sono Paola. Per quanto riguarda il tirocinio, le ore di tirocinio, cioè mi chiedo, saranno svolte sempre nei giorni del venerdì e il sabato oppure a seconda delle disponibilità ovviamente delle associazioni e del territorio, vero?
Sì, questo assolutamente sarà un percorso di tipo assolutamente individualizzato, per cui a seconda della disponibilità dell'ente che ospiterà i nostri studenti e degli studenti stessi, per cui sono percorsi da costruire assolutamente ad hoc. Ok, grazie. Dicevano per la sede del corso sarà presso il dipartimento del gruppo a Mattioli o eventualmente gli altri materi, qualora fosse un impegno delle aule importante nel periodo di svolgimento del corso. Però la sede principale è quella del DISPOC. Sì, sì. Non rispondeva alla sede alla domanda. Sì, tra Pian dei Mantellini, San Nicolò e Porta Tufi. Ecco. Sì, perché il disco ha due sedi, giustamente. Ok. Ciao, sono Monia. I due giorni del venerdì e sabato sono giornata. Si sente molto male, Monia. Non so se la tua domanda è l'impegno sui venerdì. Riprovo a fare la domanda. L'impegno del venerdì. Altrimenti la scrivi. È tutta l'intera giornata. Tutta l'intera giornata del venerdì e del sabato. No, abbiamo pensato di impegnare mezze giornate. Oh, bene. Il sabato al mattino. Oh, grazie. Quindi venerdì pomeriggio o sabato mattina. Bene. Perfetto. Bene. Prego, sì. Giulio. Mi sentite? Buonasera. Volevo sapere, non so se... eventualmente l'ente nel quale si svolge il tirocinio può essere uguale a dove il presidente attualmente sta facendo il servizio civile? Se ho capito bene la domanda, chiedi se l'ente dove stai facendo servizio civile può essere anche uno spazio per te di tirocinio. Allora, non ci sarebbero problemi, ma come abbiamo detto all'inizio, stimoliamo i partecipanti a vedere anche altre realtà. Quindi No, ok, però allora, eventualmente se è una cosa cioè che può essere non contro senso, ma insomma è una domanda lecita, no? Penso. Sì, forse però mi sfugge la domanda se non ho risposto, perché ti sentiamo un po' male. Perché mi sa che è troppo tempo sto collegato, tra l'altro okay. Sono anche la mamma ora. Va bene. Un attimo fuori, certo, per è semplicemente una domanda puramente informativa, ecco, poi è ovvio se è semplicemente la possibilità, come poi per quanto riguarda appunto un altro ente, quello ci mancherebbe, a me che ci sono problemi, è semplicemente così puramente informativa, ecco. Tutto qui. Io continuo a non aver capito la domanda, per cui se vuoi scriverla, perdonami, ma si sente veramente molto male. L'impegno anche del Monteore, se uno già sta facendo il servizio civile, magari il Monteore che richiede il servizio civile più quello del tirocinio, forse se vengono fatti nel solito posto, magari alcune ore si riesce a portarlo a buon fine. Mm-hmm. Forse se la scusate, posso, cioè, ecco, magari anche di tutto questo poi in sede operativa ne potremmo parlare e valutare, perché comunque all'interno di un progetto di servizio civile mi viene anche a dire che eventualmente cioè, anche un'esperienza esterna potrebbe essere in qualche maniera inglobata all'interno del progetto di servizio civile, cioè nel senso forse è più importante valorizzare lo scambio, capito? Cioè, secondo me va visto poi in sede operativo, perché anche tutto questo poi diventa forma di ricchezza, no?
Sì, se posso, scusatemi, penso che la precisazione di Letizia sia molto opportuna, perché appunto sicuramente in termini formali, cioè il fatto che il tirocinio possa essere svolto all'interno dell'organizzazione in cui siamo già impegnati come volontari del servizio civile, sì, penso non ci siano prelusioni, però Letizia ha ribadito sostanzialmente quello che già era stato detto anche da Andrea, cioè credo che in una formazione del genere davvero poter attingere realtà diverse da quella già conosciuta, da quella in cui già siamo impegnati, porta una ricchezza sia alla persona che fa il percorso formativo che di rimando all'associazione stessa in cui questa persona è già impegnata. Quindi ovviamente nel rispetto di come dire, anche di quelle che sono poi le disponibilità, le possibilità, eccetera, però riuscire, ma ritorno al concetto della sartoria che è stata più volte citata, cioè riuscire a cucire addosso a una persona l'esperienza che risponda al meglio a queste due, diciamo, esigenze, penso sarà ampiamente fattibile. Però ribadisco, il fatto di poter attingere esperienze che non si conoscono penso sia una ricchezza notevole. Sì, ma anche da me, cioè nel senso, in questo caso come ente responsabile di un progetto di servizio civile, ti dico che c'è anche la disponibilità da parte dei volontari che facessero domanda, e mettiamo che questo venga accolto, anche, voglio dire, di trovarsi d'accordo per valorizzare delle ore, capito? Esatto. Cioè, certo. Ecco, cioè, è comunque un progetto di crescita. Ecco. Certo. Ok? Benissimo, grazie Letizia. Ok. Comunque, rimaniamo disponibili via mail. Il corso è riservato ai residenti della Regione Toscana? Sì, ni, nel senso che anche i domiciliati, direi in Regione, ora vado un po' a memoria, Cinzia, non lo so se nel bando c'era scritto, nell'avviso c'era scritto dettagliatamente, l'investimento che facciamo è su persone che abbiano voglia di costruire, almeno in questa prima fase, in Toscana. Sì. Quindi può essere residente altrove, ma domiciliato in Toscana? Comune della regione, esatto. O comune della, sì, comune della regione. Quindi non si fa, ecco, non Cinzia, scusami, questa è una precisazione importante, non è solo la residenza intesa come requisito giuridico, cioè per intendersi quella è scritta sulla carta d'identità, ma può essere anche il domicilio, ovvero dove uno risiede, dove uno abita. Sì. Ok. Ah, perfetto, residenza o domicilio in Toscana, ok. Ecco, giusto per reminiscenze giuridiche è molto importante la differenza, perché insomma il domicilio è dove uno abita, anche magari per i casi della vita in un determinato momento. Studenti fuori sede, ecco. Assolutamente. Ok. Bene. I nostri contatti li avete? È arrivata un'altra mail logistici, non potrei scrivermi. Speriamo venga riproposto in futuro, magari anche presso il Dipartimento di Arezzo, ma noi con Arezzo lavoriamo a stretto contatto. Sì, infatti Andrea, mi permetto di dire che in realtà in parte è stato coprogettato insieme, ecco. E sicuramente intercetta tematiche trasversali, quindi io spero che la distanza non sia minimamente un motivo di autoesclusione, anzi invito a riconsiderare, poi possiamo anche parlarne in presenza nel Dipartimento, però sottolineo la vicinanza e la stretta collaborazione che c'è tra i due dipartimenti, soprattutto rispetto a queste tematiche che vengono affrontate nel corso. Grazie Alessandra. Posso fare una domanda? Prego. Riguardo al modulo di iscrizione, vedo che dice di allegare eventualmente una lettera di presentazione dell'ente di terzo settore presso il quale si svolge attività. Deve essere un settore già, diciamo, che pratica attività con disabilità o un qualsiasi terzo settore in cui io svolgo attività? Allora, giusto, una domanda opportuna. La lettera ci serve a conoscervi un po' meglio.
e a sapere se siete coinvolti in percorsi associativi particolari. Se ci mandate la lettera dell'ente di pattinaggio, la prenderemo in considerazione qualora l'ente di pattinaggio faccia attività inclusiva. Ok, okay, grazie. Bene, siamo arrivati forse alla fine, sono già le 7:20, 7:15, siamo stati abbastanza nei tempi. Grazie della partecipazione, grazie ai nostri ospiti, grazie ai relatori, ma soprattutto a voi che ci avete sopportato e avete a disposizione tutto il materiale in pochi giorni sulla pagina del portale d'Ateneo. Grazie davvero a tutti di aver partecipato e speriamo rivederci presto.